Salve ragazze, andiamo a fare un interattivo breve, brevissimo, uno short. Quindi andiamo a vedere, la domanda è cosa provava, scusate, per me prima e cosa prova per me adesso. Quindi andremo a mettere delle carte per prima e per adesso e vediamo questa persona cosa provava per voi prima e cosa prova per voi adesso. Ragazze, è un interattivo breve, brevissimo, dura pochi minuti. Ok? Andiamo a vedere. Cosa prova questa persona per voi adesso? Abbiamo qui un 7 di denari. Scusate, cosa provava prima? Scusatemi, l'ho già detto prima, quindi comunque un re di denari, un 7 di denari e abbiamo l'imperatore. Cosa prova adesso per voi? Abbiamo un 2 di denari, la carta della luna. È un 6 di denari. Allora andiamo a vedere cosa provava per voi prima questa persona. A fondo mazzo abbiamo la carta della forza, eccola qua. Allora, per voi questa persona prima aveva un sentimento comunque di potere, ecco, voleva in qualche modo possedervi. Vedete, qua abbiamo due aspetti maschili molto particolari, re di denari e l'imperatore. Quindi qua un segno di fuoco, Ariete, oppure un segno di terra, Vergine, Capricorno, Toro. Quindi questa persona principalmente cosa provava per voi? Provava un senso di appartenenza, cioè voleva che voi appartenevate a lui, voleva possedervi. Ovviamente qua parliamo di una persona molto esigente, molto piena di sé, e quindi con il 7 di denari voleva in qualche modo avervi, però possedervi, cioè questo è quello che provava, un senso di potere e di possessione nei vostri riguardi. Invece adesso cosa prova? Adesso lui è molto indeciso, non sa capire bene cosa prova. Lui con la carta della luna, vedete, sente molta nostalgia di voi, vedete, vi pensa molto e potrebbe anche essere pentito di avervi un po' usato, un po' manipolato, perché qua nei primi sentimenti di prima c'è molto manipolazione, re di denari è l'imperatore. E quindi poi con il 6 di denari adesso cosa prova? Prova questo senso di nostalgia, è indeciso, non sa che fare, però vorrebbe con voi iniziare un qualcosa, un qualcosa, darsi nuovamente da fare con voi. Però attualmente non lo fa perché, vedete, fa una lotta con se stesso. È come se una parte di lui vuole farlo, un'altra parte di lui non lo vuole fare. Questo è quello che provava prima e che prova adesso per voi la persona. Ciao, alla prossima!